Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi tolgo gli occhiali perché adesso è tornato un po' di nuvole, quindi riesco anche a guardarvi in telecamera perché sennò mi acceco sempre. Ha piovuto per circa 20 giorni continuativi e ha fatto sempre freddo, 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 pioggia, vento, pioggia, quindi potete anche immaginare la situazione. Qui abbiamo tutte quante le riserve d'acqua piene e le piante erano veramente zeppe d'acqua, non sono riuscito a fare nulla, non solo, tra l'altro le lumache mi hanno divorato parecchie piante, però è successa una cosa bellissima, che finalmente grazie alle temperature più favorevoli le buttleie, cioè la pianta della farfalla, è andata completamente in fiore. Adesso ci tenevo a farvela vedere, questo video più che altro è dedicato a queste due piante di buttleia che ho in giardino. E c'erano tre colori, c'erano quindi la lilla, la violetta, quella scura e quella che purtroppo il mio vicino ha tagliato e che quindi non c'è più, però questa volta sono usciti i fiori e abbiamo le farfalle e si stanno svegliando ora. Guardate che belle, ragazzi, io ci tengo a farvi vedere questo video perché questa pianta è eccezionale, guardate. Sono meravigliose, una per fiore, basta spostarsi un po' che loro volano via, quindi bisogna andare molto piano perché si stanno asciugando tra l'altro anche le ali in questo momento, bisogna fare movimenti molto lenti per non spaventarle. E quando chiudono le ali, guardate che meraviglia, sembrano delle foglie, delle foglioline secche, quindi loro si mimetizzano, questa è la loro particolarità. Questa è la pianta della buttleia che è tutta in fiore, vedete come è andata in fiore bene? Ha fatto queste belle spighe, poi di solito i fiori quando si seccano, di solito cominciano a seccare prima quelli alla base, eccoli qua, basta tagliarlo nella ramificazione e ci sono altri due fiori. Poi quando si secca completamente, io di solito uso questo per giocare con i gatti in giardino, che sono bellissimi, e queste, fanno queste spighe, sono stupende, a me piace tantissimo questa pianta qui. Poi a settembre barra ottobre di solito la taglio a zero, completamente, proprio tutto sotto, così lei va in, diciamo, in letargo, si riposa per l'inverno e quindi sì, la pianta riparte poi con la nuova stagione. L'anno scorso erano molto più piccole, ogni volta che fai così gli dai una bella spinta alla pianta. Poi altra cosa, vi faccio notare come qui, essendo pieni di trifoglie, di fiorellini, siamo sempre pieni di bombi, vedete che belli? Cioè un'ape e un bombo, io li adoro perché quando mi metto qui al pomeriggio di solito a rilassarmi e li vedo, e è stupendo, me li osservo, mi siedo nella mia seggiolina, mi godo il mio giardino che sono riuscito a conquistarmi in appena un anno e mezzo, quando mi sono ancora trasferito qui in Inghilterra per cambiare vita e cercavo questo tipo di vita qui. Spero passi anche il messaggio che cambiare si può, se si vuole, dipende tutto dalla testa. Comunque, ecco qua, qua c'è la mia seggiolina che tra l'altro mi ha regalato il vicino ancora un anno fa circa. Metto il doppio cuscino così è bella morbida, sì, è vecchia, può stare anche sotto la pioggia, non è in vimini, e mi godo il giardino. E qua c'è l'altra buttleia, questo ha un colore un po' più chiaro, vedete, fa una fioritura un po' più diciamo aperta rispetto all'altra che è più, che fa le spighe un po' più compatte, questa invece è un po' più aperta, e questa fa il fiore che è tinta glicine, se si può dire così, vedete, ed è molto molto più lenta rispetto all'altra. E anche qua arrivano le farfalle di solito, e che tra l'altro ha lo stesso tinta più o meno del timo, che ormai vedete che bello che è diventato il timo,
Questo è ottimo, questo timo qui lo uso spesso ultimamente per farmi un tipico piatto domenicale che è salmone, con pomodorini, cipolla, prendiamo tutti i cipollotti, cipolla, zucchine di casa chiaramente, adesso le abbiamo già tolte tutte perché ha piovuto tantissimo. Ah, guardate che bella coccinella. Vaso di rosmarino. E un'altra anche qui. Eccola qua. E quella pina lì. Siamo pieni di pomodori, ragazzi. Sono di vari tipi, varie dimensioni. Io non li ho tanto legati, non li ho tanto curati, purtroppo, perché col tempo che c'era impossibile uscire. Vento, pioggia, abbiamo anche steso in casa. Adesso questi li ho messi tutti quanti qua, pomodori, perché così si asciugano e prendono soprattutto il sole, a me interessava quello lì. E abbiamo anche già mangiato dei pomodori ciliegino e non sono male. Comunque l'orto è un'altra cosa, poi andremo a vederlo. Oggi mi concentro su queste due piante qua, che io le ritengo le protagoniste di questo periodo, perché sono veramente bellissime e qui in Inghilterra si trovano spessissimo nei giardini nostri. Tra l'altro, guardate, a me basta alzare la telecamera, vedete il mio vicino che grande che ce l'ha in fondo lì? Guarda, quello è un albero, quella è bellissima, ma questa qui è niente, ne ho vista una su una villa ancora, sempre nel mio quartiere qui, qua vicino, che sono riusciti a fare una cosa incredibile, hanno praticamente tipo 5-6 volte questa cosa qui, è proprio un albero, bellissimo, io le adoro. Ecco, il video ragazzi era questo e speriamo ecco, che vi piaccia, come sempre lasciatemi un like sotto, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram che a noi ci fa tanto piacere, noi portiamo questi video un po' così della vita che ho qui in Inghilterra. E me la sto un po' godendo. Domani per me è martedì e tornerò a lavorare. E però penso che farò solo un giorno perché il capo mi ha detto che è solo per un giorno, io in quanto sarò da solo, suppongo, e poi tornerò a casa per via del Covid. L'azienda ha deciso di non prendersi rischi e quindi farà soltanto un po' di produzione con i miei colleghi e quando ci sarà da spedire o da ricevere mi chiameranno per fare 1/2 giorni. E a me va anche bene, perché tanto sono pagato e tutto, sto a casa, mi rilasso, faccio i miei video, faccio le mie cose in semplicità e ecco tutto. Ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata. See you soon!